Benvenuti all'edizione di giovedì 1 marzo di Bpress News. Apriamo con la pagina di cronaca. Ha perso la vita precipitando dal quarto piano del campus universitario di Tor Vergata a Roma Giovanni Losito, trentenne andriese. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti si tratta di una tragica fatalità. Il giovane pare che abbia tentato di prendere al volo un pettine che gli era sfuggito di mano, sporgendosi eccessivamente dal balcone, dove purtroppo ha perso l'equilibrio precipitando al suolo. Trasportato d'urgenza all'ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime, è deceduto in serata. Accompagnava con la sua auto alcune donne al posto di lavoro ricevendo un compenso in denaro. Un 27enne di Canosa, di Puglia, Paolo Castelli, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri della locale stazione in una delle strade provinciali note per la presenza di lucciole e dopo il controllo è emerso che trasportava due donne di nazionalità rumena. Passiamo ora all'attualità. Al via oggi, presso il centro congressi Mastro Giacomo di Biceglie, il congresso internazionale sulle problematiche dell'infertilità. Dalla diagnosi al parto attraverso la procreazione medicalmente assistita, il titolo dato all'evento. Prenderanno parte al meeting ben 200 medici specialisti e altre figure professionali quali infermieri e tecnici di laboratorio. Modererà l'incontro il coordinatore scientifico Domenico Baldini, affiancato da un team di esperti nel settore. Passiamo ora alla pagina di cultura. In scena sabato 3 marzo I Have I Known della compagnia Fibre Parallele nell'auditorium Palachicco. Lo spettacolo proietta lo spettatore in uno scenario inquietante dove vita e morte si confondono. Un dramma sul presente ambientato nel luglio del 2077 che attraversa le questioni universali della memoria, del capitalismo e della responsabilità personale rispetto alla storia. E con questo è tutto, arrivederci a domani.